di Cristina, ancora per Calandra che pratica il playmaker basso. Dei Buna cerca addirittura la conclusione. Di Bella costretto al primo intervento della partita quando sono passati nemmeno 4 minuti. E il primo tiro in porta è dei Bull. Ce l'ha questa soluzione Calandra. Tiro, attenzione, parte. Andiamo Russo, intanto parte contro Civiletti. Rosso, traversa esterna, scheggiata da uno dei giocatori con il maggior tasso tecnico in tutta la Lega. Studente si stava per dare adito alla classica legge del gol. Gol sbagliato, gol subito. Russo spalla la porta contro Calandra, salta secco, prova a saltare anche Caminiti, che è bravissimo a intervenire a servire Di Cristina. Di Cristina e Di Bella con un miracolo di piede riesce a fermare la conclusione dell'ex giocatore dei... Tanto si riparte da Civiletti. Bellissima poc'anzi la conclusione di Cristina, è stato bravissimo Di Bella a ipnotizzare il fantasista dei Bula Boys. Soprattutto se avessero utilizzato queste caratteristiche sin dall'inizio del campionato sicuramente lotterebbero per zone ben più alte. Russo punta ancora Calandra, si porta sul sinistro, lo salta Calandra, arriva sul fondo, mette in mezzo, c'è Spatola che raccoglie, Spatola con l'esterno, c'è la deviazione di Civiletti, ma c'è soprattutto il vantaggio degli Aspirina firmato da Spatola, appena entrato proprio al posto di Gatto, ma metà del gol va attribuita sicuramente a Russo per la sua serpentina. Assolutamente, se non metà anche un po' di più. Russo sulla sinistra salta benissimo Calandra, mette in mezzo per Spatola che con una conclusione di esterno destro è fortunosamente deviata, ma sigla l'1-0 ed è importantissimo sbloccare le marcature in questa tipologia di partita nelle quali le due squadre sono sicuramente molto abbottonate dietro. Con Di Bella che ha potuto tranquillamente controllare la traiettoria. Di Cristina d'altra parte parte la palla a Gatto con l'esterno! Di Cristina per il pareggio dei Bula Boys! Era nell'aria perché comunque non stavano giocando il loro calcio migliore gli Aspirina, soprattutto in fase realizzativa. Arriva il gol di Cristina, a mio parere merita. Ma se c'era una cosa che dovevano fare i Bula Boys era proprio colpire gli Aspirina nel momento loro peggiore. Qua di Cristina è stato bravissimo a togliere il pallone e sventarlo dai piedi di Gatto e realizzare la rete del pareggio, a mio avviso meritato. Russo incespica sul pallone, poi la palla è su Gatto che arma il destro e c'è un ottimo intervento di Aiello a sventare la minaccia. Aiello queste cose le sa fare, ma anche Gatto. Fiorelli lancia per Di Cristina che è partito bene, cerca di aggirare Di Bella che riesce a respingere una prima volta, però palla resta lì e Fiorelli con il gol del 2-1. E come dicevi tu prima Pietro, sulle ali dell'entusiasmo i Bula Boys che si portano addirittura in vantaggio. È giusto questo gol ed è meritato. Fiorelli aveva iniziato lui l'azione, un bellissimo pallonetto per a scavalcare la linea difensiva per Di Cristina che salta benissimo Di Bella, poi mette in mezzo Fiorelli con la punta, punisce gli Aspinina e fa il 2-1 per i Bula Boys che adesso sognano la zona salvezza. Ha messo in difficoltà la difesa degli Aspirina che adesso concedono un altro pallone con lo giudice che cerca il destro ed esterno, c'è la deviazione di Villano, palla in calcio d'angolo ma ancora brividi dalle parti di Di Bella. Fiorelli con un'ottima palla per lo giudice, non sta sbagliando una palla Fiorelli in questo frangente, la sbaglia invece lo giudice che apre 1-2 contro 2, anche se è il Russo che va da solo e colpisce una clamorosa traversa esterna, credo sia la seconda è stato in questo primo tempo. È stato coraggioso a portarsi il pallone sul destro, non è il suo piede. In ogni caso Caminiti ha messo il pallone in fallo laterale, si cambia lato per servire Spatola, ancora una volta dall'inizio il suo lancio viene deviato, ma De Luca questa volta il destro lo arma ed è un grandissimo gol di De Luca che rimette la situazione in parità. Poco fa ci aveva pensato ma il campo gli ha fatto cambiare idea, questa volta il tiro parte e arriva anche in fondo al sacco, 2-2 Aspirini. Che grandissima rete quella di De Luca, solo un giocatore come lui può trovare il coraggio di calciare da quella posizione, di prima intenzione la mette assolutamente dove Aiello non può arrivare. Prova a girare ancora per il suo compagno, ma Di Cristina capisce tutto e intercetta. Il servizio è per Calandra, che impegna Di Bella ad un grande intervento, nonostante il disturbo da parte di Russo. Scalda subito le mani Di Bella, dunque, in questa ripresa. Mentre c'è campo anche per Fiorelli, che ha segnato il secondo gol dei Bulls, ma qui commette un errore madornale favorendo Coroneo. Bravissimo qui Aiello a dire di no all'attaccante degli Aspirina, che alimenta ancora l'azione. Questa volta De Luca non riesce a controllare bene la sfera. Servizio per Caminiti che non controlla bene, allora è Di Piazza che è costretto a fermare Spatola. Caminiti! Arriva il gol del 3-2 realizzato da Caminiti. All'improvviso un lampo dei Bula Boys che tornano in vantaggio. Te l'avevo detto poc'anzi, Fra... La concretezza è quella che serve a una squadra di bassa classifica come i Bula Boys in delle circostanze perfette come quelle di questa partita. Ed è stato Caminiti con il suo destro a metterla dove Di Bella non può arrivare.
Tanto Coroneo scarica sul gatto che spalla la porta contro Fiorelli. Allora Villano, il sinistro piazzato, c'è la deviazione di Piazza che per un attimo, che per poco non beffa Aiello. Tanto cerca Caminiti di beffare Villano, calcia di prima intenzione e Di Bella questa volta sembrava in traiettoria, ma la palla ha sicuramente sfiorato il palo. Riesce a sbrogliare la matassa. Dall'altra parte c'è Russo che palma il sinistro, finta su Fiorelli, seconda finta e tiro di sinistro che Aiello riesce a respingere con i piedi. Se nel primo tempo Aiello non aveva fatto una parata, nel secondo tempo è veramente l'uomo in più dei Bulla Boys. Allora Russo e Spatola provano a combinare, cerca il sinistro, viene rimpallato, De Luca trova il piedone di Aiello a dire ancora una volta di no, decisivo Aiello in questo secondo tempo. C'è però Villano a mantenere il pallone ma lo perde e favorisce Di Cristina, trattenuta di Villano, Di Cristina resta in piedi, Di Cristina, la parata di Di Bella, clamoroso quello che sta accadendo qui. Che cosa ha sbagliato Di Cristina in questa circostanza? Non deve mangiarsi quel gol, è a tu per tu e deve assolutamente segnarlo. Lancio di Bella in direzione di Spatola, a tu per tu con Aiello, Spatola! E la palla esce davvero di un'inezia e rischiano di pareggiare Aspirina. Un pallone sul quale Aiello poteva soltanto soffiare, l'ha fatto bene, la conclusione si perde alla sinistra sempre del numero uno dei Bulla Boys. E adesso la partita diventa veramente calda. Di Cristina, sul destro palo! Di Cristina ha Di Bella battuto. Spatola dopo un rimpallo cerca il tiro, questa volta Aiello non è perfetto, arriva il 3-3, arriva la doppietta di Spatola che riporta in equilibrio la situazione quando mancano ormai poco meno di 5 minuti alla fine. Si dovranno mangiare le mani Bulla. Assolutamente sì, queste sono le tante occasioni sprecate da parte di Bulla Boys. Ci si appresta a vivere questo finale carico di tensione di voglia, soprattutto di aspirina, perché i Bulla non sembrano averne più nel loro serbatoio. Qui lo giudice costretto il ripiegamento contro Spatola che batte la rimessa in direzione di Coroneo e questo è un errore clamoroso per un giocatore dalla tecnica di Coroneo. De Luca per Russo, Russo che ne salta due, Russo col mancino, serve De Luca, De Luca sfiora il palo ad Aiello battuto e il signor Scarpaci ordina un minuto alla fine della gara. Spatola prova a spingere, serve Russo sul mancino, controllo giudice, prova a puntarlo, adesso converge Russo e probabilmente la fa vincere Aspirina questa partita. Ludovico Russo, un gol pazzesco che porta i suoi sul 4-3 nel momento più importante. Vengono fuori classe e lui lo è. Assolutamente un fuori classe e realizza proprio la rete del vantaggio pesantissima per le sorti di questo campionato. Proprio un giocatore, un jolly come lui.